Ciao a tutte ragazze, oggi faccio un video chiacchiericcio che a me sono quelli che piacciono di più, infatti vorrei fare da tutti i video chiacchierati in cui vi do consigli. Ho fatto un viaggio da Amsterdam, tanto l'avete capito perché nel video precedente ve l'ho spiegato, e avevo intenzione appunto di fare tutti i video di guida ad Amsterdam che vi ho scritto appunto, cioè che vi ho detto, che vi ho elencato appunto nel video precedente. Oggi ho intenzione di fare il primo video, che è guida ad Amsterdam, dove e cosa mangiare. Allora, io potrei veramente parlare per tanto tempo, credo alcune parti le taglierò perché altrimenti veramente mi annoierete. Allora, iniziamo subito. Allora, prima cosa da dire di Amsterdam. Io vi sconsiglio vivamente di comprare l'acqua ad Amsterdam, perché l'acqua ad Amsterdam co costa come, non lo so, cioè nemmeno l'oro costa così tanto, nel senso che allora, al supermercato, l'acqua, al supermercato, 1 litro di acqua, perché poi lì le bottiglie vanno a 1 litro massimo, non c'è 1,5 litro, no, 1 litro massimo, nemmeno, figuriamoci 2 litri, 1 litro e basta. 1 litro di acqua al supermercato costa, la più economica, costa 1,75 euro. Al supermercato da noi, l'acqua, nemmeno 1 litro, ma 1 litro e mezzo, costa 40 centesimi, ma pure 30. Cioè, quindi una cosa assurda, veramente di livello assurdo. Cioè, veramente una cosa abissale. Poi in giro le fontanelle non ci stanno, quindi non è che tu dici porto la bottiglietta in giro e poi me la riempio in giro, perché l'acqua in giro non c'è, non c'è una fontanella. Noi siamo abituati a Roma che le fontanelle stanno dappertutto, l'acqua scorre sempre senza problemi. No, le fontanelle non ci stanno. Tutti i 6 giorni che sono stata là, ho visto una sola fontanella, una sola, che sta in un posto pure scomodo, ma veramente scomodo, che è lo Slaughter Park. Lo Slaughter Park è un parco che sta vicino, fortunatamente vicino al nostro hotel, che era il The Student Hotel. Quindi comunque noi quando tornavamo a casa una bottiglia andavamo a riempire la bottiglia. E là ci sono i drink water, credo, che sono appunto delle macchine, cioè non sono fontanelle ma fatte tipo meccaniche, in cui tu premi un pulsante e esce circa 500 ml di prodotto nella bottiglia, però non devi pagare niente. E quindi qualche volta, cioè noi al ritorno andavamo là, però dato che dovevo entrare nel parco comunque era un po' scomodo. Tipo per esempio a Vondel Park, che è il parco più grande di Amsterdam, il più famoso, il più turistico, non c'è una fontanella, ce n'è solo una che ha lo zampillo, quindi non puoi riempire la bottiglietta d'acqua, puoi soltanto bere lì. Poi noi abbiamo detto vabbè, allora riempiamo l'acqua abbiamo l'acqua al rubinetto dell'hotel, ma l'acqua secondo me non era potabile perché sapeva di plastica e l'ho bevuta una volta, mi sono sentita non male, però veramente l'ho sputata perché sapeva di plastica, quindi non puoi riempire le bottigliette, cioè l'acqua là non era potabile, quindi non potevamo bere l'acqua. Poi in giro non c'erano fontanelle, c'era soltanto una là che era anche scomoda perché dovevi entrare nel parco, infatti tutto il parco, però qualche volta l'abbiamo fatto, anzi molte volte. Al supermercato l'acqua costa 1,75 euro, quindi immaginate quanto può costare in un bar. In un bar noi siamo arrivati a pagarla 5 euro una bottiglia di 1 litro, 5 euro. Al ristorante una bottiglia di acqua abbiamo pagato 7 euro e qualcosa. Cioè, quindi essendoci capitati 2 o 3 volte, la terza volta abbiamo detto no, cioè noi siamo andati avanti con birra e latte che costava molto molto di meno, perché una bottiglia di latte di 1 litro al supermercato costava un euro e la birra nei bar, nei pub, nei ristoranti costava una cosa così, costava 2 euro, quindi ti conveniva. E poi quell'acqua era anche strana perché non dissetava, cioè non c'erano marche italiane, a parte la San Pellegrino, che poi penso quella è esperta in tutto il mondo, anche se noi in Italia non è che ce la caghiamo tanto. Comunque c'era la San Pellegrino, ma a me l'acqua pesante non mi piace, mi fa schifo. Quindi io ho comprato tipo l'acqua naturale che c'era là, che era tipo SPA Spa, era questo il nome, che c'era solo questa, non dissetava per niente, tu bevi ma non serviva di niente quell'acqua. Quindi veramente un
l'acqua io non so che consigliarvi veramente, vi consiglio comunque vivamente di non comprarvi l'acqua nei ristoranti pub in giro perché veramente li spennano, cioè è una cosa assurda. Io vi consiglio veramente di andare ai ristoranti di prendere la birra, che comunque la birra la paga di 2,50 euro, sì, ma comunque 500 ml di birra, quindi ha voglia bere. E vi consiglio appunto di prendere la birra lì, che costa molto molto di meno, e poi bere quando uscite dal ristorante. Noi facciamo sempre così, mangiavamo lì, bevevamo la birra lì, poi quando uscivamo ci bevevamo la bottiglia d'acqua, perché non sapevamo se magari era non era educato bere l'acqua di un altro posto, in un altro posto, quindi non l'abbiamo fatto. Però abbiamo preso l'acqua 2 volte lì, abbiamo visto, una volta abbiamo pagato 7 euro e sullo scontrino abbiamo detto ma che è sta cosa 7 euro, e poi ci abbiamo chiesto, ha detto l'acqua non era nemmeno un litro, era 750 ml, 7 euro, cioè la denuncia. Al supermercato abbiamo preso l'acqua, alla fine io vi consiglio di prendere l'acqua, di non comprare l'acqua nei pub, nei ristoranti, perché nei bar la pagate 5 euro, nei ristoranti la pagate 7 euro e nei pub il centro vale 7 euro appunto, perché l'abbiamo preso più di una volta, 7 euro abbiamo pagato, nei pub 5 euro. Io vi consiglio di prendere l'acqua al supermercato, che il supermercato è l'Albert Aegin, c'è dappertutto, c'è veramente, ogni volta che giravi l'angolo c'era questo Albert Aegin che è scritto in azzurro grandissimo, non potevi non vederlo, c'era dappertutto, non è come la Conad qua, cioè là c'era veramente in una cosa industriale, cioè non, magari non abbiamo la Conad, la PAM, la Coop, la Auchan, c'hanno solo questo, quindi dappertutto, quindi voi appena vi girate lo trovate. Quindi vi consiglio di prendere l'acqua là, che la pagate 1,75 euro, e comunque è tanto, perché poi non è manco nemmeno nel frigo, è proprio messa, cioè come la trovate alla Conad, però almeno l'acqua la, cioè meno di quel prezzo non potete pagare l'acqua. Quindi vi consiglio di prendere l'acqua al supermercato, di portarvela in giro con un zainetto e andarla a riempire allo Trotter Park, che è una fontanella, cioè una fontana, un water drink che sta, in questo, che sta appunto in una delle entrate dello Trotter Park, comunque si vede perché c'è solo quella, e poi il parco non è nemmeno tanto grande. Quindi per l'acqua io vi ho detto, cioè vi ho raccontato del, quindi per l'acqua ho finito. Quindi io vi dico appunto, se volete fare una brutta fine come l'ho fatta io andando ad Amsterdam, non sapendo che cosa stessi tanto comprando l'acqua, senza nemmeno chiedere il prezzo, cioè io ho speso una cosa come 10 euro e passa di acqua al giorno, perché bevo anche tanto, quindi l'acqua neanche mi dissetava, quindi veramente l'acqua nei pub, nei bar e nei ristoranti no, portatevela e poi quando uscite dal pub, ristorante e bar che avete mangiato, bevete in mezzo alla strada, per forza, io vi consiglio così perché altrimenti è impossibile. L'unica fontanella che ho visto girando, ah no, cioè non c'è soltanto allo Slaughter Park, ma c'è anche a Rembrandt Plein, che è una piazza notturna di Amsterdam, ma c'è anche a Rembrandt Plein, quindi potete anche riempirla là. Ok, per quanto riguarda l'acqua abbiamo finito, adesso vi parlo del cibo. Allora, il cibo diciamo che non è che costi così tanto, più a Roma. Diciamo che io noi siamo andati anche in un posto, siamo andati per 5 giorni, 6 giorni, nel stesso giorno siamo andati, però per 5 giorni siamo andati sempre allo stesso posto. Quindi non è che posso consigliarvi chissà quanti posti, però vi posso dire tutto il menù, tutti i prezzi del Caffè De Gloss, perché siamo andati tutti i giorni al Caffè De Gloss. Io avevo già visto su AliExpress, l'avevo già visto su TripAdvisor, tutte le recensioni positive. Però quando siamo sull'aereo c'era un ragazzo che comunque viveva ad Amsterdam, che ha fatto il viaggio con noi, e ha detto praticamente che andando al Caffè De Gloss è buonissima la carne là, di una qualità assurda, e aveva ragione. Allora, la carne, cioè un vassoio di carne per una persona, una porzione, io non esagero, è una teglia così. Cioè una teglia così grossa, tutta carne, ogni pezzo di carne è così, così spessa. Quindi anche se pagate, c'è 7 euro a piatto, comunque ci mangiate in due, quindi alla fine 7 euro a piatto sarebbero 8,50 euro a piatto, diciamo, cioè 8,50 euro a persona, e 8,50 euro mangiare tutta quella carne, anche divisa in due, è comunque tanta, così buona, perché era qualcosa che veramente mai mangiato, io sono, cioè manco, vi giuro, manco la bistecca alla fiorentina era così buona, l'ho raccontata, non ci credono, ma io nemmeno, dicevo, ma ti pare che la carne è più buona in Olanda? In Italia, vi giuro, la carne più buona in Olanda, almeno in quel posto era più buona dell'Italia, io che ci posso fare, era troppo più buona, perché era tutta croccante, dorata fuori, che poi senza io non abbiamo messo salse, quindi era proprio così come l'ha cucinata, tutta dorata, croccante fuori e dentro
veramente la tagliavo, cioè noi la strappavamo con le mani per mangiarla, perché era talmente, dentro era talmente tenera, che cioè veramente la tagli con un gressino, cioè non serviva la forchetta e coltello, noi mangiavamo, se la prendevamo così la prendevamo, perché si strappava, veramente si strappava in un modo assurdo, veramente stupenda quella carne. Noi abbiamo preso più cose, allora abbiamo preso sempre piatti da dividere in due, quindi paradossalmente abbiamo tipo speso 10 euro a persona, perché 8,50 euro, vabbè, però pure di più, se magari anche una volta spende 30 euro a persona, però adesso vi racconto perché. 8,50 euro abbiamo speso più la birra, tipo 2 euro in più, quindi minimo 10 euro a persona spendevate, però 10 euro a persona per tutta quella roba non era tanto. Il piatto che costa 7 euro è lo spare ribs, che sono le costine, che veramente loro sono specializzati per quello, cioè quel piatto è la specialità della casa, quindi li fanno tipo in maniera continuata, quindi se voi prendete quella in 10 minuti ce l'avete, ma nemmeno, perché comunque ce la fanno sempre, perché tipo, è la specialità della casa, quindi li producono in continuazione. E quelle sono veramente una cosa. Cioè, io non so se mettervi le foto dei piatti sul video, però comunque se andate su TripAdvisor e mettete Caffè Déclos, comunque veramente io magari giù nell'info box vi metto il link di TripAdvisor. Ci sono tutte le foto che non rendono veramente, non rendono quanto è grande, quanto è bello, quanto è dorato, quanto è lucido il piatto, cioè la carne, veramente non rendono. Poi ho preso le spare ribs, che abbiamo pagato, costano precisamente 16,95 euro. Poi abbiamo preso le mix ribs, che ci sono sia le costine, le costolette, e sia dei pezzi di carne, appunto, dei pezzi di carne. E le costolette erano tipo, gli spare ribs erano tipo tre pezzi, tre cosi così, con tre ossi dentro, cioè erano tre costine così con tre ossi dentro, che comunque sotto ci sono le ossa, comunque attorno c'era tantissima carne, veramente io mangio tanto, veramente mangio tanto, ma io con mezzo piatto di quello mi saziavo. E quindi era veramente grande il piatto. Poi invece le mix ribs erano due pezzi così di costine, appunto con tre ossa dentro, e due pezzi così grossi di carne senza ossa dentro. Veramente anche buonissimo quello. Quello costava 22 euro. Poi abbiamo preso Veal Shoulder, che è tipo la spalla di vitello, che noi pensavamo che fosse una cosa piccola, perché quanto può essere grande una spalla? Poi da dividere in due, ho fatto no, qua dobbiamo prendere un altro piatto. Invece la spalla era così. Cioè, no, non sto scherzando. Cioè, veramente là in due voglia mangiare. Cioè, non è possibile mangiare, prendere un piatto da una sola persona, perché non ci riesci. Ci ho provato, ma non l'ho finito. Quindi vi consiglio di prendere un piatto e dividerlo a due. Se siete due persone che mangiano tanto, quello basta veramente. E quella abbiamo pagata circa 20-27 euro. E la cosa che abbiamo pagato di più sarà l'entrecôte, che abbiamo costato poco, costare 30 euro, che comunque anche quella era grande, veramente era di una tenerezza, una morbidezza, veramente mai vista. Io sono un amante di carne, mangio tantissimo carne, quando vado in giro prendo sempre la carne, perché per provarle tantissime, ma una carne così buona io in giro non l'ho mai mangiata in vita mia. Quindi se andate ad Amsterdam, per cortesia dovete mangiare la carne, fatelo per me che già mi manca veramente. E quindi questi qua erano i prezzi. Poi le birre erano da 2,50 piccola, 2,70 media e 3 euro grande, quindi alla fine i prezzi, la differenza era poca. La bottiglia di 750 ml costa 7 euro, quindi non ve la consiglio, bevete quando uscite, tutta la procedura che vi ho detto prima. E quindi al Caffè Déclos siamo andati, poi siamo andati a mangiare. A parte il Caffè Déclos siamo veramente veri e propri, cioè noi facciamo un pasto. Per non sbagliare tanto, facciamo un vero pasto grande, perché quello è veramente un pasto grande, un vero pasto grande al giorno, che lo facevamo tipo come alle 7, alle 8, tipo per ora di cena. E poi mangiavamo tutte cose, noi andavamo a fare spesa al supermercato e mangiavamo cose del supermercato. Noi veramente colazione e pranzo abbiamo fatto. Cioè, mangiavamo cose comprate al supermercato, abbiamo speso veramente pochissimo, perché là al supermercato le cose costano veramente poco. Non lo so, a parte l'acqua, le cose costano poco, quindi abbiamo preso
cose veramente che magari, cioè, abbiamo preso cose per prezzi più che ragionevoli. Per esempio, abbiamo fatto i panini, c'erano i panini già fatti, che abbiamo pagato 2 euro a panino, ma erano veramente grandi, col prosciutto e formaggio, e quel panino veramente ti bastava per tutta la giornata. E poi, oppure li facevamo noi, c'erano appunto là i panini, diversi panini come ci sono appunto in Italia, ogni panino costava 20 centesimi, prendevamo il prosciutto che costava circa 2 euro, erano comunque tante fette, e anche le fette di formaggio costavano circa 1 euro, quindi alla fine spendevamo 20 centesimi, 40 centesimi per i panini, 1 euro, quindi erano 2 euro e 40 e ci mangiavamo in due, quindi veramente in 1 euro e 20 mangiavamo. Quindi ve lo consiglio veramente perché con così poco mangi. Poi appunto per esempio noi abbiamo mangiato i panini a pranzo, o quelli già fatti costavano 2 euro, oppure li facevamo noi che spendevamo un pochino di meno, però magari certe volte eravamo di fretta, quindi prendevamo quelli già fatti, tanto 2 euro. Poi prendevamo certe volte prendevamo tipo il latte, perché l'acqua là non ci si dava, quindi prendevamo il latte, meno una bottiglia di 500 ml costava 1 euro, di meno di quanto costi qui. Nemmeno il latte ti riempiva, cioè ti riempiva e ti saziava, ti dissetava. Poi per quanto riguarda invece la colazione, poi ho preso un sacco di frutta, perché io senza frutta non ci so stare. Abbiamo preso banane, fragole, mele, pesca, albicocche, e ce ne portavamo in giro da mangiare, oppure le mangiavamo in albergo. Comunque abbiamo preso un sacco di frutta, e la frutta non costa nemmeno tanto quanto costi qua, penso, al supermercato. Poi, per quanto riguarda la colazione, abbiamo tutte le mattine prendevamo gli Starbucks. Qua non ci sono, però comunque io vi consiglio di andare allo Starbucks Coffee, perché a Amsterdam c'è, tipo nei pressi di Piazza Dammo, se non sbaglio. C'è, però io vi consiglio di andare là, vi consiglio di andare all'Albert e Gina, che è il supermercato, perché ci sono gli Starbucks, sia quelli con la cannuccia e con il classico bicchiere di Starbucks, sia lo Starbucks in vetro. Quelli con la cannuccia li pagate, qualcosa di carta, li pagate 1,50 euro. Quelli di vetro li pagate 2 euro. Quindi io vi consiglio di prendere quelli, io sono una carrellata di quelli, e le mattine facevamo colazione con quelli da bere. Che assunto appunto, abbiamo preso tipo il frappuccino alla vaniglia, il frappuccino alla crema di biscotti, il cappuccino al caffè. Quindi il frappuccino al caffè. C'erano tre tipi di vetro, e poi c'erano per esempio quelli là di carta, che erano, oddio non mi ricordo, il flammi, il solo di Milka, non mi ricordo comunque come si chiamano, il caramella. Avevo comunque i classici dello Starbucks. C'erano al supermercato, che costavano di meno, abbiamo preso quelli. Per quanto riguarda invece il cibo proprio da mangiare, abbiamo sempre preso i biscotti. Cioè abbiamo mangiato tipo biscotti in maniera assurda. Abbiamo preso i biscotti della marca del supermercato, che era Albert Higgin, che erano i biscotti con le gocce di cioccolato, che era fatto tipo, mi viene il nome, erano tutti biscotti circolari, tondi, messi diciamo a cono, oddio, l'iscrizione è fantastica. Comunque era un tubo, con un tubo di biscotti di carta con scritto cookies, cioè chocolate cookies. Comunque erano quelli del supermercato della marca, costavano 99 centesimi, e là veramente saziavi, che è una bellezza. Noi li mangiavamo sia come a colazione con con i frappuccini, ma anche per esempio quando tornavamo all'hotel la sera, perché noi mangiavamo tipo tantissimo. Abbiamo mangiato a colazione, a pranzo, a cena, a merenda e dopo, quando tornavamo a mezzanotte. Quindi comunque a noi le schifezze dentro all'hotel ci dovevano stare, ed erano appunto altri frappuccini, altri tubi di biscotti, Pringles, dolcetti, tipo i ventagli, queste cose qua, perché ci devono stare, no? Ci devono stare. Poi siamo andati a mangiare, a parte, quindi per risparmiare facciamo tanto un pasto fuori. Siamo andati alla The Pancake Bakery una volta a colazione, che veramente i pancake costano una svaria. Cioè il pancake più o meno caro costa 8,50 euro. E vabbè, comunque sono dei pancake così grandi. Noi abbiamo preso il pancake a banana Nutella, che ve lo sconsiglio perché la banana
È mezza cotta e mezza no. Cioè la banana o ce la metti cruda o ce la metti cotta. Non puoi mettercela a metà. Faceva troppo schifo, sembrava tipo patata pure. E quello abbiamo pagato 12,50 euro. Pensa un po'. Quello invece di ciliegie, che sono meglio, abbiamo pagato 8,50 euro. Ne abbiamo messi due, poi abbiamo divisi, abbiamo fatto metà e metà per assaggiarli entrambi. E poi abbiamo preso tipo la cioccolata che costava l'altro cioccolato che è tipo. Che costava 3 euro, quindi alla fine abbiamo speso a persona una cosa come 13 euro a persona per una colazione. L'ho fatto una volta per assaggiare, comunque era arriva al Jordan, che era il quartiere principale, vicino a casa della Anna Franca, comunque era il centro, ci poteva anche stare fuori magari. E poi comunque sopra abbiamo messo tutte le salsine che c'erano sul tavolo, che c'era lo sciroppo d'acero, la salsa al caramello, la salsa al cioccolato, il zucchero a vela, noi abbiamo aggiunto queste cose. E poi abbiamo mangiato anche una volta con la colazione fuori al bar, e abbiamo pagato tipo 6 euro a persona, abbiamo preso tipo, io ho preso una cheesecake, l'ho pagata una cosa come 4 euro, 3,50 euro. E il cioccolato caldo l'ho pagato 2,50 euro, quindi abbiamo speso 6 euro a persona, anche lui circa 6 euro a persona. E quindi queste cose sono state gli unici posti che abbiamo fatto fuori, del resto il supermercato a palla, perché noi avevamo sempre fame, sempre fame, avevamo sempre fame, quindi dovevamo mangiare in qualche modo. E quindi andavo anche in giro, magari volevamo prendere tipo un pasticcino, andavamo al supermercato che costava di meno. Cioè magari là veramente costavano 4 euro, 5 euro, nel supermercato costava 2 euro, quindi col supermercato risparmi una cifra, a parte l'acqua risparmi una cifra. E quindi ragazzi, questo è tutto. Ho veramente parlato tantissimo, però volevo darvi veramente tanti tanti consigli su come spendere il meno possibile e mangiare bene. E spero di non essermi scordata niente. Cosa volevo dirvi? Mangiate i formaggi, perché noi non li abbiamo mangiati, a parte quelli dei panini che erano confezionati. Però io vi dico, bisogna mangiare i formaggi perché l'Olanda è rinnovata anche per i formaggi. Non ci siamo andati perché non lo so, però io vi dico, consiglio di mangiarvi anche i formaggi olandesi. Ci sono diversi negozi al centro che vendono i formaggi, e mangiare i formaggi con la carne mischiata perfetta. E niente ragazzi, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.